Buongiorno e buon a tutti da Pestaflora 94. Ora vi mostrerò come si sconfigge il secondo boss di Lords of the Fallen. Voi direte perché il secondo e non il primo? Beh, il primo è troppo semplice, diciamo. Questo qua già dà un po' di difficoltà se non si è preparati. Io direi di farmarsi un po' il personaggio prima di andare a sconfiggere questo qua. Io sono morto 5-6 volte prima di farcela. Praticamente bisogna sfruttare i momenti che si espone per attaccarlo con la mazza o con qualsiasi arma che voi abbiate. E quando lui ha lo scudo, sfruttare il maglio per danneggiarlo, perché sennò ci metterete delle ore. Quando il primo pezzo di vita, se si protegge, appaiono quelli con l'ascia lunga. E invece nel secondo pezzo di vita appaiono quelli con la spada, che sono più veloci. Nel terzo pezzo di vita appaiono tutti e due insieme. Nel quarto invece non si difende più con lo scudo per far apparire i suoi compagni, e continuerà sempre ad inseguirvi facendo i soliti attacchi. Dovrete sfruttare il maglio per buttarlo giù nell'ultimo pezzo di vita. Praticamente ho qua, questi qua sono quelli con le spade. Sono già arrivato al secondo pezzo di vita. La cosa migliore sarebbe sempre cercare di fare un backstep, così si finisce subito senza rischiare molto, come che ho fatto io dopo, insomma. Ho rischiato anche fin troppo dopo per fare i backstep. Quindi finché si può fateli, se no se sono troppi cercate di giocarvi un po' con le vostre armi, difese. Se volete vedere di gameplay anche normali, basta che mettiate nei commenti, se no io farò soltanto i video dei boss da battere. Se volete anche il video del primo boss, creerò un nuovo personaggio e lo batterò perché ci vuole un attimo. Se volete vedere anche i combattimenti contro i boss di Bloodborne, basta che me lo dite. Scrivete nei commenti. Adesso vi lascio il video, se vi piacerà o se vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi, commentate, condividete e alla prossima.
Ehi!